Perché abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia della stampa 3D nella progettazione di questo prodotto? Allora, ora metto i panni del direttore commerciale. Da direttore commerciale io ho dovuto giustificare un salto nel buio, perché come tutti i prodotti che rivoluzionano e innovano, Aero è un salto nel buio dal punto di vista dell'impresa. E ho dovuto giustificare a un CFO e a un amministratore delegato un investimento assai rischioso. La stampa 3D mi ha dato la possibilità di presentarmi da loro con un prodotto funzionante e quindi di ottenere le risposte che volevo in maniera molto più semplice. Inoltre, e qui metto i panni invece del tecnico, la stampa 3D ci ha consentito, quando ci siamo trovati a un bivio, di poter scegliere. Molto spesso è successo che a fronte di un problema i progettisti coinvolti in questo progetto avevano soluzioni diverse ed era difficile fare in modo di avere una soluzione, una risposta univoca. A quel punto, grazie alla stampa 3D, noi abbiamo potuto produrre i componenti, testarli e intraprendere la strada migliore. Perché abbiamo scelto 3NTR? 3NTR produce stampanti che sono assolutamente rispettose dei polimeri. E per noi, anche perché avevamo dei tempi di sviluppo molto stretti, ci eravamo dati l'obiettivo di finire il casco in un anno e mezzo, quando solitamente il tempo necessario sono dai 2 ai 3 anni, l'avere la possibilità di utilizzare appunto dei polimeri puri ci ha messo nella condizione di non sbagliare neanche nella scelta di materiali, e quindi quando noi abbiamo prodotto i vari particolari li abbiamo prodotti anche facendo dei test su diverse tipologie di materiale. La purezza del polimero che consente di utilizzare 3NTR è stata per noi un'arma per ridurre i tempi di sviluppo. Durante appunto questo percorso abbiamo utilizzato svariati materiali, in primis l'ABS, poi il PC ABS, e poi il poliuretano e il PET.